di due rappresentanti di persone che vivono, che vivranno in prima persona questi cambiamenti. Comincerei con Giovanni Berti, che ribadisco è il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bologna. Prego, Giovanni. Grazie mille Andrea, grazie a voi tutti. Volevo iniziare con questo spunto, noi, cosa un po' extravagante, ma poi veniamo al punto. Noi avvocati tutti gli anni facciamo verso Natale una festa, al Duse, si chiama Avvocanto, una festa dove gli avvocati si esibiscono mostrando i propri multiformi talenti. Alcuni di questi talenti sono degli attori. Uno è il marito della consigliera Casale che vedo lì in fondo, che è un nostro collega avvocato, e fanno delle scenette di vita forense. Una delle scenette che c'è stata quest'anno, no, forse era addirittura dell'anno scorso, comunque era una scenetta in cui c'era in scena la figura del legislatore. Il legislatore. Entra una persona tutta vestita di nero, torvo, truccato in modo pesante, che parlava senza, e non si capiva niente, ed era il legislatore. Chi sei tu? Sono il legislatore. Volevo ringraziare Andrea, tutti gli organizzatori, Taddei, perché abbiamo la personificazione di un legislatore che si capisce quello che dice e si capisce quello che scrive. Cosa che detta da un avvocato, che insomma uno per mestiere è chiamato anche a interpretare il prodotto legislativo, è abbastanza raro. E questo di per sé lo trovo rivoluzionario, nel senso pieno della parola. Noi in Italia abbiamo sicuramente troppe fonti normative e scritte troppo male. Questo un po', diciamo, alimenta anche il nostro lavoro, ma è anche il nostro tormento quotidiano. Già il fatto di impegnarsi, quello che noi abbiamo sentito dalla viva voce di Taddei è quella che chiamiamo giuridicamente l'interpretazione autentica. Lui ci spiega quello che lui stesso ha pensato e scritto, e scritto in un modo comprensibile ce lo spiega ancora meglio. Di questo gli sono grato proprio, diciamo, da operatore, da interprete del diritto, che spesso si espone in prose anche molto faticose. Mi sono appuntato alcune cose, adesso per creare anche un minimo di contraddittorio, e io ho alcune osservazioni, diciamo, di favore rispetto a questo impianto, che è ancora un progetto, per cui vedremo poi quale sarà il prodotto finale. Però, insomma, le premesse sono molto chiare, molto nette, c'è il canale privilegiato, come abbiamo saputo, quindi c'è un'aspettativa che questo progetto o disegno di legge vada in porto. Probabilmente ci sarà qualche aggiustamento, ci saranno i soliti gruppi di pressione che tireranno il legislatore per la giacchetta, chi da una parte, chi dall'altra. Questo appartiene anche, diciamo, alla dinamica parlamentare. Le questioni che io vedo con estremo favore sono l'accessibilità ai fondi europei, perché tutti i giovani professionisti, tutti i giovani avvocati, ma non solo i giovani avvocati, tutti i giovani professionisti sono né più né meno, come si dice adesso, delle start-up. Cioè, ogni singolo avvocato, giovane avvocato, è una potenziale start-up e ha bisogno di avere tutti quegli aiuti dei quali può disporre. Qui abbiamo il rappresentante dell'Associazione dei Giovani Avvocati, il presidente, il dottor Rossi. E che ci potrebbe anche, spero di stimolargli anche un intervento, ci potrebbe raccontare, diciamo, dalla viva voce del rappresentante della giovane avvocatura, quali che sono le difficoltà di inserimento in un mondo del lavoro, peraltro come il nostro, una professione di stampo molto tradizionale, nel quale, insomma, l'inserimento, se non si hanno dei percorsi che sono magari, come nel caso mio, quello di un avviamento, di uno studio di famiglia o altri percorsi che spalancano possibilità di carriera più facili, diciamo, un percorso di inserimento che è molto difficile, per cui accedere ai fondi europei è una cosa estremamente positiva. Devo dire che c'è anche un po' un contraltare, un po' tipo intellettuale, tipo pragmatico. Gli avvocati non amano essere equiparati alle piccole e medie imprese, anzi sono molto gelosi della propria dimensione libero professionale, e noi diciamo che i diritti non sono merce, e quindi, insomma, cerchiamo sempre di
di porre dei paletti molto, molto ben delineati quando si cerca di equipararci a una impresa. Diciamo che se serve per accedere dai fondi europei potremmo chiudere un occhio da questo punto di vista. Certo, la riflessione è molto più profonda, meno pragmatica e riguarda un pochino il confine, che è il tema di fondo, fra l'autonomia della professione e l'inquadramento in forme anche contrattuali che da una parte offrono tutela, dall'altra imbrigliano in schemi che assomigliano a una subordinazione o a una parasubordinazione. Questo è sicuramente il tema di fondo, un po' anche filosofico da sviluppare, lo riserverei in un'altra occasione. Un'altra cosa che vedo con favore è il meccanismo di tipo assicurativo, che è obbligatorio, che offre una tutela agli avvocati contro le insolvenze dei propri clienti, che per noi rappresentano qualcosa, insomma, che assomiglia quasi a una fisiologia della nostra professione. Devo dire che il cliente che mi paga nei 60 giorni, francamente, io gli mando gli auguri a Natale per ringraziarlo tutti gli anni da qui che campo, perché è un fatto piuttosto raro. Già comincia a avere un connotato di rarità anche solo il cliente che paga, non che paga a 90 giorni. Quindi è sicuramente un elemento che va considerato con enorme favore. Io sono un avvocato di mezza età, l'AIGA non mi prenderebbe l'associazione dei giovani avvocati perché ho più di 50 anni, diciamo, ho sforato. Però insomma, ho qualche anno di professione alle spalle, non un'enormità, comunque 20-25 anni me li sono fatti. Devo dirvi che in questi 20 anni ho visto cambiare radicalmente la mia professione, radicalmente, anche il rapporto con i clienti e anche, diciamo, il ritorno di tipo economico diventa molto, molto più faticoso adesso. Quindi un meccanismo di tutela obbligatoria assicurativa credo che sia molto opportuno. Oltretutto fa da contraltare in un rapporto anche, diciamo, do-ut-des con l'obbligo assicurativo che è stato introdotto a carico dell'avvocato a tutela dei propri clienti. Un obbligo che è previsto dalla nostra nuova legge professionale, ma che non è ancora attuato perché manca il classico regolamento attuativo. È uno dei pochi che manca. Noi, tanto per dirvi come la nostra professione è cambiata, noi abbiamo una nuova legge che regolamenta il nostro ordinamento professionale, che è una legge del 2012, del 31 dicembre 2012, quindi una legge entrata in vigore nel 2013, appena compiuto 3 anni, aveva una trentina di regolamenti attuativi, ne sono usciti ormai una ventina, quindi siamo oltre la metà, verso la piena attuazione. Questa legge ha cambiato, ha ribaltato veramente l'assetto della nostra professione. Pensate che la legge precedente che regolava la professione di avvocato non era nemmeno una legge, perché era un regio decreto del 1933, quindi noi eravamo regolati fino al 30 dicembre 2012 da un regio decreto del 1933, che ovviamente, non c'è bisogno di dire perché, dava una regolamentazione totalmente desueta rispetto a una professione che è cambiata moltissimo. Non sono cambiati i numeri della professione, ma già nel 1921 Calamandrei ha scritto un libro molto famoso fra noi avvocati che si intitola Troppi avvocati. Nel 1921, immaginate di quanti pochi eravamo rispetto ai 200.000 e passa che siamo adesso. Però Calamandrei è uno che poi, insomma, dopo ha scritto la Costituzione, dopo quel libro lì, quindi era uno che aveva una visione sicuramente. Lontano. È molto lontano e molto bene. Un'altra cosa che secondo me va menzionata, tra quelle che vedo con favore, spiego perché, è l'ampliamento delle tutele alle lavoratrici donne, con congedi parentali, con la maternità, cose che avevo. Perché la nostra professione, fra le varie cose che ha subito qui come cambiamento, è la sua progressiva, inarrestabile femminilizzazione. Cioè, sono sicuramente a Bologna, conosco, diciamo, millimetricamente i numeri degli iscritti al nostro ordine, ma anche su scala regionale e nazionale, le colleghe donne, le avvocatesse, ci sono poi quelle che non amano farsi chiamare avvocatesse, preferiscono farsi chiamare avvocate, comunque
le colleghe, se non mi sbaglio, le colleghe hanno superato già abbondantemente la soglia del 50%, tenete conto che quando ho iniziato io, 25 anni fa, le colleghe erano al 30%, quindi c'è stata un'erosione velocissima, inarrestabile. Lui lo sa ancora meglio di me, perché diciamo ha pochi anni, ma alcuni di più di professione di me. E noi tutti l'ultimo mercoledì di ogni mese facciamo la cerimonia di ingresso dei nuovi iscritti, si chiama l'impegno solenne, un'altra delle cose cambiate nella nostra professione. Vengono i nuovi avvocati che entrano nell'albo e sono costantemente 70% donne, 30% uomini, quindi costantemente, sempre, sempre. Quindi potenziare le forme di tutela delle professioniste donne vuol dire potenziare la maggior parte dei professionisti italiani. Poi noi parliamo di quote rosa anche nella nostra professione, è anche paradossale se vogliamo, perché delle due dovremmo parlare di quote azzurre, però è anche vero che c'è un deficit di rappresentanza, anche se questo diciamo non è oggetto della nostra conversazione di oggi. Altro tema che io vedo con favore assoluto è quello premiale rispetto alla formazione. Allora, in un'ottica anche di in cui i professionisti del terziario avanzato legale, cioè gli avvocati, i commercialisti, gli architetti, insomma, il settore delle professioni intellettuali, ecco, sono dei numeri importanti, questo secondo me deve potenziare, come si sta facendo da qualche anno anche negli ordinamenti professionali, potenziare un lavoro diciamo di setaccio per qualità. Laddove c'è molta quantità deve aumentare il lavoro sulla qualità, quindi il professionista deve poter spendere sul mercato, diciamo, viene un po' l'orticaria a dirlo, l'economista mi capisce perché c'è questa discussione intellettuale fra gli avvocati e gli economisti, per cui noi appunto rifiutiamo di essere collocati nell'ambito mercantile, però diciamo ci possiamo collocare sul mercato con una professionalità avanzata, molto formata. Noi facciamo un lavoro importante sulla formazione a Bologna, non solo noi, ma io cito naturalmente diciamo, la realtà che conosco meglio, i professionisti legali bolognesi contano su un'offerta formativa straordinaria. Ogni giorno a Bologna c'è mediamente più di un evento formativo, quindi nell'arco di un anno ci sono più di 365 eventi formativi che gli avvocati possono frequentare, grazie a quelli organizzati dall'avvocatura direttamente o quelli accreditati dall'avvocatura perché vengono organizzati dall'università o da enti privati. Fatta questa premessa, vengo, e scusatemi se mi dilungo, ma sono pur sempre un avvocato, queste erano quattro annotazioni in positivo, a quattro annotazioni che non vogliono essere in negativo, però vogliono essere degli spunti di riflessione che offro al nostro legislatore, che non solo parla chiaro, penso sappia anche intendere chiaramente quelli che possono essere gli spunti che derivano dalle libere professioni. Ecco che noi avvocati in particolare, ma non è, ripeto, un problema nostro, è trasversale a tutte le libere professioni, lamentiamo un problema che anche questo sta prendendo sempre un pochino più piede, cioè un rapporto di debolezza con il committente forte che ci imbriglia spesso il lavoratore autonomo e spesso e soprattutto all'interno della categoria del lavoratore autonomo quello che ha meno potere contrattuale è più esposto alla vessatorietà della proposta contrattuale, cioè il giovane per esempio. E noi abbiamo molti casi, sono tutti noti perché fra noi ci parliamo ed è una situazione piuttosto diffusa, per cui c'è il classico cliente forte, il potentato che può essere l'assicurazione, la banca, l'associazione anche di categoria forte, che sostanzialmente impone, perché ha il potere di imporlo, determinate condizioni contrattuali al giovane professionista, al libero professionista, che è costretto ad accettare, perché altrimenti con i numeri che abbiamo il cliente forte ci mette un minuto a trovare il concorrente. Ecco, su questo noi chiediamo una tutela. Il Consiglio Nazionale Forense, che è il nostro ente esponenziale istituzionale a livello nazionale,
su questo sta avviando una possibile interlocuzione con l'antitrust, che peraltro non ci vuole per nulla bene. Anche ieri ci ha fatto una multa da 1 milione di euro, non all'Ordine di Bologna per fortuna, ma al Consiglio Nazionale Forense, che è alimentato con i soldi degli avvocati di tutta Italia, quindi alla fine è anche di tasca nostra, perché il Consiglio Nazionale Forense difende con le unghie e con i denti, a tutela della dignità, del decoro, della professione, difende la dignità e il decoro sanzionando quegli avvocati che fanno pubblicità in forme un po' troppo liberali, che invece l'antitrust ritiene che debbano essere consentite. Abbiamo ribaltato, tentiamo di ribaltare anche il discorso con l'antitrust dicendo: bene, voi tutelate il mercato dalle briglie che l'avvocatura ritiene di mettere sventolando la bandiera della dignità e del decoro, tutelate però anche noi, perché noi a nostra volta siamo contraente debole nei confronti di questi potentati economici che ci impongono delle condizioni contrattuali di tipo vessatorio. E su questo chiederemo, insomma, un aiuto anche da parte del legislatore, perché è un punto molto dolente per noi, dove molti avvocati si vedono poi costretti a lavorare a condizioni che assomigliano a una subordinazione di fatto. E qui introduco il secondo elemento variante, che è quello del socio di capitale, che non è un contenuto di questo disegno di legge, fa parte di un altro disegno di legge, quello concorrenza, che non è collegato alla legge di stabilità, quindi forse non andrà a compimento con la stessa velocità, però è sicura, viaggia, diciamo, nel medesimo progetto generale di riassetto del lavoro autonomo. Ecco, anche su questo francamente non abbiamo molte perplessità, perché sì, il legislatore, lo ha detto molto chiaramente in più occasioni, vuole introdurre la possibilità anche per lavoratori autonomi di accogliere soci di capitale, cioè persone, soci, quindi che versano un denaro ma che non svolgono la professione. Si parlano di un tetto che può essere non superiore al 50%, non superiore a un terzo, comunque sta di fatto che il legislatore ha detto: riteniamo che questo debba essere fatto. È una cosa che noi vediamo con estremo sfavore, perché mina l'autonomia dell'avvocato, quindi, diciamo, le fondamenta del lavoro autonomo. Il lavoro autonomo deve essere tale, cioè deve poter essere svolto in autonomia senza un socio, perché di minoranza, che si inserisca nel tuo studio e ti dica che cosa devi fare, cosa non devi fare, comunque possa incidere anche sulle scelte gestionali. Altre cose, poi concludo, perché non vorrei mettere neanche troppa carne al fuoco, magari la riservo per il seguito. Segnalo una cosa, ecco, i rapporti fra economia e diritto, credo che sia un tema caro al nostro relatore. Segnalo che negli ultimi anni c'è stato un crollo verticale, vertiginoso, del contenzioso nella materia del diritto del lavoro. Le cause del diritto del lavoro sono crollate. Questo non perché nessuno di noi si illuda che improvvisamente non ci sia più bisogno di fare cause di lavoro, anche se l'introduzione di qualche tutela può aver aiutato o può aiutare, come in questo caso. Con sano, diciamo, senso del realismo, ciò è dovuto al fatto che sono stati introdotti dei costi di accesso al processo del lavoro che prima non c'erano, e chi deve fare causa di lavoro spesso si trova in una posizione svantaggiata, non solo dal punto di vista psicologico nei confronti del datore di lavoro, ma anche proprio dal punto di vista economico, perché magari il lavoro l'ha perso e quindi non ha proprio i soldi per poter promuovere la causa. Ecco, questo lo segnalo, mi permetto di segnalarlo al legislatore, chiedo scusa se do questa responsabilità di incarnare il legislatore. Per questa fortuna, però, il legislatore, un altro, va bene. Però insomma, io, diciamo, però certo, però insomma, alla fine il legislatore non si sa mai chi sia. Ecco, noi oggi facciamo questo gioco per cui il nostro interlocutore lo graviamo di questa responsabilità. L'autonomia, dicevo, insomma, è la stella polare che segue un po'.
che seguiamo noi avvocati, ecco, segnalo, anche qui faccio una segnalazione perché penso possa essere utile invece proprio all'interno di questo provvedimento, il potenziamento della tutela dei nostri lavoratori parasubordinati, cioè quegli avvocati che lavorano per altri avvocati. Noi abbiamo anche questa figura qua. Si è cominciato a chiamarli anche una figura un po' evocativa, gli avvocati sans-papier. Sans-papier, no? Come una specie di avvocati clandestini nel mondo del lavoro. Io faccio sempre l'esempio del mio collega di studio, mio ormai anche caro amico, lavora nel nostro studio da 20 anni, non ha un cliente suo, ha sempre solamente lavorato per noi. Se una mattina, domani mattina, mio fratello ed io, che siamo i soci di studio, ci svegliamo e diciamo: caro Davide, sai che c'è, stanotte abbiamo dormito male, da oggi pomeriggio sei fuori, lui è completamente privo di tutela, di una qualsiasi tutela dopo 20 anni di lavoro, ed è in mezzo a una strada senza neanche un TFR, ferie, arretrato, niente, il niente. Questa è una situazione abbastanza diffusa, sicuramente nell'avvocatura, e ovviamente più esposti di nuovo sono i giovani. Credo che sia una situazione che si replica un pochino in tutti gli ordini, insomma, nel mondo intellettuale, no? Ovunque, praticanti, ma non solo. Sì, credo sia uguale. E credo che su questo punto si possa cogliere l'occasione per dare una regolamentazione a questo segmento di mercato, di nuovo utilizzo questa espressione, che è molto importante e veramente regola la vita di migliaia e migliaia di persone nel nostro paese. E infine una suggestione, che prende lo spunto dalla introduzione della deducibilità piena al 100% delle spese di formazione. Il tema di deducibilità, una cosa che io mi sono sempre chiesto, è per quale motivo, ci deve essere un motivo di tipo economico, quindi probabilmente l'economista è la persona giusta per spiegarlo, il motivo per il quale i costi dei servizi legali, le parcelle degli avvocati, le fatture che gli avvocati emettono, non sono deducibili fiscalmente per i privati, lo sono per le società, entro determinati limiti. Comunque, io ho sempre pensato che se in Italia le fatture che gli avvocati emettono fossero fiscalmente deducibili, emergerebbe sicuramente, adesso non mi nascondo dietro a un dito, appartengo al mondo delle libere professioni, nel mondo delle libere professioni, non solo nell'avvocatura, c'è sicuramente una quota di sommerso, che è alimentata anche dal fatto appunto che il privato cittadino della fattura dell'avvocato non se ne fa niente, quindi magari è proprio spesso il cittadino che dice: ma avvocato, non mi faccia di meno, non me ne faccio niente della fattura. A volte è l'avvocato che dice: faccio di meno. Comunque bisognerebbe interrompere questo circolo vizioso e introducendo, avendo anche il coraggio di introdurre, diciamo, una deducibilità di costi legali, io credo che si creerebbe invece un circolo virtuoso che farebbe emergere molto sommerso e che darebbe anche, insomma, credo che alimenterebbe un po' l'economia nel suo complesso. Su questo ci sono alcune controindicazioni che gli economisti fanno, ma le lascio fare per appunto alle cose. Grazie. Grazie. Bene. Grazie, Giovanni.